Elisa Esoardi, matrimonio e figli con Salvini? C'è tempo. Elisa Esoardi e Matteo Salvini News, matrimonio e figli rimandati. Niente nozze per Elisa Esoardi e Matteo Salvini. La conduttrice Rai ha smentito i recenti gossip in un'intervista concessa al settimanale Nuovo. La padrona di casa di Buono a Sapersi, il fortunato programma di Rai 1, ha fatto sapere che non c'è alcun matrimonio imminente con il politico. Dopo la crisi della scorsa estate, la coppia ha ricucito il rapporto nato circa 4 anni fa. E ora la relazione procede a gonfie vele, tanto che la Esoardi e Salvini non hanno di certo bisogno del famoso pezzo di carta per stare meglio. Rimandato anche il progetto di avere dei figli, a 35 anni Elisa non è intenzionata a programmare un bambino. Quel che sarà sarà sembra il mantra dell'ex modella, completamente appagata sotto il punto di vista personale ma pure professionale. Le ultime dichiarazioni di Elisa Esoardi su Salvini. Per adesso no, niente matrimonio in vista. Stiamo benissimo così, abbiamo trovato un grande equilibrio e pensiamo solo a stare bene insieme. Sono 4 anni che siamo fidanzati, però siamo anche due persone che lavorano tanto, quindi per noi trovare la giusta misura del nostro rapporto è già un bel traguardo, ha fatto sapere Elisa alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La Esoardi sogna di diventare mamma ma per il momento lascia fare al destino. Non ho fretta. Per alcune donne il limite massimo per avere un figlio è 35 anni, io invece non mi pongo alcun limite. Sono molto credente quindi posso soltanto dire che, quando capiterà, sarà un regalo del Signore. Per adesso non facciamo progetti, ha assicurato l'ex Miss Cinema. Esoardi e Salvini, amore a gonfie vele tra i due. Per il momento Elisa Esoardi si concentra sul piccolo Zenith, il barboncino che possiede da anni. Matteo Salvini, invece, è già padre di due figli, il primogenito Federico ha 14 anni ed è frutto del matrimonio finito con l'ex moglie Fabrizia, la piccola Mirta di 5 anni è nata invece dal legame con Giulia.